Si considera prigioniero politico e mentre veniva ascortato dagli agenti si era volto alle telecamere al grido di resistenza alla Troika. Secondo la polizia ellenica, Christodoulos Xyros stava preparando un attacco contro il carcere di Atene quando è stato arrestato sabato scorso. È sempre rimasto da solo durante la sua latitanza, ha detto il suo avvocato. Lottava per rimanere libero, ma era sotto sorveglianza della polizia e sapeva che gli erano vicino. Ha detto di essersi procurato da solo tutta l'attrezzatura che gli è stata sequestrata, di essersi finanziato da solo e di avere l'intera responsabilità. Xyros, 56 anni, già membro del gruppo armato rivoluzionario 17 novembre, era fuggito di prigione un anno fa, il 7 gennaio, durante un permesso. Secondo le forze dell'ordine, nell'abitazione che il ricercato aveva affittato nella periferia di Atene, sono stati ritrovati 8 Kalashnikov, un lanciagranate e una significativa quantità di esplosivo. La nostra corrispondente. Xyros ha lasciato il quartiere delle forze dell'ordine di Atene protetto da un giubbotto antiproiettile, scortato da agenti armati dell'antiterrorismo. Come ha sottolineato il suo avvocato, non intende fornire alle autorità alcune informazioni riguardanti il periodo della sua latitanza. Που ήταν φυγάς από την Αθήνα για το Euronews, Faye Βουλγέρη.